Ciao ragazze, video un po' mischiotto per raccontarvi un po' di cose, una piccola haul, un piccolo fioretto che vi racconterò alla fine. È un'esperienza che ho vissuto sabato. Ho aiutato un veterinario che è il marito della mia collega Anna Maria, che invece è che è un chirurgo, a operare il mio gatto Panna, che aveva un tumore, e praticamente ho aiutato Antonio ad operare questa micetta. È stata un'esperienza molto bella e anche La molto forza particolare. di tenere i ferri chirurgici sul gatto è molto minima rispetto a quella che serve per le persone, quindi ho dovuto un attimo prenderci la mano. Comunque la gattina sta bene, aveva un tumore, le è stato rimosso, un tumore purtroppo maligno, un tumore alla mammella, le è stato rimosso il tumore, non ha metastasi, abbiamo fatto la lastra al polmone, non ci sono metastasi fortunatamente, e le è stata fatta l'isteronestectomia, cioè è stata sterilizzata, perché questi tumori spesso hanno origini ormonali, dovute al fatto che le gattine comunque vanno in calore, non si accoppiano e hanno questi ormoni in circolo che danno dei messaggi alle cellule non consoni. Comunque sia, la gattina sta bene, mangia, è lì che scorazza, tutta un po' spelacchiata perché è stata rasata per l'intervento, quindi poi ve la farò vedere perché adesso comunque ancora non ama molto essere toccata. E questo è Quanto? quanto. Per una volta, per non farmi vedere con il pigiama o peggio ancora con quella vestagliaccia verde che ormai tutti conoscete, mi sono tenuta il vestito con cui sono andata in ospedale oggi, che è questo. Niente di che, un vestito di lana semplice, che amo molto, longuette. Ultimamente amo molti vestiti perché sono comodi. Metti i vestiti, metti o le ballerine quando portati i tacchi 2 giorni ai piedi maciullati, oppure un tacchetto. Di solito metto una sciarpa bianca intorno al collo, fascia collo, così e sono a posto. Un po' di Invece tutto e via. Rasta, sono una production personale, no scherzo, è che devo andare. Devo approfittare di andare a Bergamo perché i capelli io adesso me li faccio fare da una mia amica Jennifer, che è una mia amica di Bergamo, mentre la mia amica Valentina, Vale, la trovate, poi le chiedo se posso darvi il profilo Facebook, così se siete della sua zona ci andate, bravissima, e mi mette l'extension, e adesso devo praticamente rifare tutto. Avrei dovuto rifare tutto il mese scorso, però il giorno che avevo l'appuntamento praticamente ero in crisi nera, non riuscivo neanche a uscire di casa. Per cui ho procrastinato l'evento sbagliando perché praticamente adesso le fasce mi scendono, sono pesantissime perché ne ho 7, ho i fascioni cuciti, di cui uno si sta anche scucendo. Allora, lasciando perdere i capelli, nascondiamo. Volevo ringraziarvi per la partecipazione al giveaway, state scrivendo dei nomi molto belli. Vi ricordo una cosa, ricordate di mettere mi piace sempre e di iscrivervi al mio canale perché non corrisponde il numero di iscrizione con il numero di messaggi lasciati e neanche con il numero di mi piace. E poi quando si decreterà il vincitore o la vincitrice dovranno esserci questi requisiti, il mi piace, come si chiama, l'iscrizione al mio canale e il video tra i preferiti. Cos'altro dirvi? Quindi Ho comprato 2 cavolate nei giorni scorsi, una oggi che mi è piaciuta tanto. Ho accompagnato mio fratello, cioè quel ragazzo che avete visto nel video, simpaticissimo, cioè simpaticissimo mio fratello, quel ragazzo che avete visto nel video sul tonno, andatevelo a vedere se non l'avete visto perché fa morire da ridere, a detta di molti, anche a me fa ridere. Praticamente sono andata ad accompagnarlo a comprare un libro. Lui non aveva mai letto, si è appassionato alla lettura leggendo il libro sul mostro di Firenze e adesso ha già letto altri libri. Poi io adesso comincerò a fare delle recensioni di libri perché mi piacerebbe che anche le persone che non sanno cosa sia il piacere di leggere lo scoprissero perché veramente è una fuga dalla realtà stupenda e ti permette di passare del tempo libero in maniera molto molto costruttiva e creativa. Niente, ho accompagnato a prendere mio fratello a prendere un libro. Ho accompagnato mio fratello a prendere un libro in libreria. Ho comprato questo. Non si legge molto bene. Il piccolo quaderno per scrivere le grandi emozioni. Ed è praticamente un quaderno. Così. In fondo a ogni pagina c'è una citazione tipo questa. La fantasia è un posto dove ci piove dentro.
Allora, io questo quaderno l'ho preso con uno scopo preciso, di scrivere le emozioni relative a un determinato argomento un po' privato, di cui insomma non era il caso di parlare. Comunque, carinissimo, 3,50 euro, ce ne sono di tantissimi tipi, anche per fare un regalino è veramente bello. Magari, non lo so, dovete fare un pensierino, prendete questo, ci prendete un prodotto di make-up o delle caramelle, così le confezionate e fate una bella figura. E questo è stato il mio primo Non mi posso acquisto. permettere, che anche ultimamente, quindi i miei acquisti sono molto parchi, però devo dire che quando non si hanno soldi, cosa che io ho sempre pensato, si apprezza molto di più tutto quello che si ha prima di tutto, e i piccoli acquisti che si possono fare sono molto più apprezzati perché sono desiderati. Invece, quando si hanno tanti soldi in tasca, si tende, almeno io che ho la tendenza a Ho la tendenza alla compulsione in tutte le cose che faccio, rischiavo di scusate, rischiavo di andare poi a comprare delle cose che non mi Un po' di servivano. essere. Poi ho comprato questi orecchini stupendi, non mi ricordo neanche quando. Le vedete? Ora, stupendi, il discorso è che io adoro le stelle. Vedete come sono? Sono bucati con le stelline. Li ho pagati 3,99 euro. Io adoro le stelle, anche per motivi psicologici miei. E questi qua sono stati i miei due acquistini. Ultimamente non ho acquistato nient'altro. Qua no, c'è un piccolo aneddoto, c'è questo accendino. Praticamente un po' di tempo fa sono andato a un matrimonio di cui metterò le foto, un matrimonio a Taranto. Praticamente ero nervosissima perché avevo perso l'aereo, ho dovuto fare un viaggio di fortuna perché ho preso un treno per Taranto. Però il treno ha fatto il seguente tragitto: Roma-Salerno, Salerno ci hanno fatto scendere, ci hanno fatto prendere una corriera fino a Potenza dove faceva un freddo, ragazze, che proprio non ve lo già io patisco il freddo da morire, ma il freddo che c'era lì a Potenza, ero indemoniata. Sono entrata a chiedere una bottiglia d'acqua al bar, quelli avevano paura dallo sguardo che avevo, di tanto ero incazzata. Mi sono fatta male alle unghie perché me le sono limate a vivo praticamente per togliere lo smalto, perché non facevo più in tempo ad andare dall'estetista per togliere il gel. Ho tolto oggi il cerotto. Il matrimonio è stato il 14 di dicembre, siamo al 30 di gennaio, e ho mandato davanti alla chiesa il mio ragazzo a comprarmi un accendino. Lui mi ha comprato, tanto carino, mi ha comprato questo accendino, però andandolo a vedere bene, guardate, 17, e dietro c'è scritto la disgrazia. Forse questo qua era suo inconscio, gli suggeriva. Comunque il matrimonio poi è andato benissimo, non fosse stato che poi giorni dopo mi avessero venuto le coliche. Guarda, lasciamo perdere. Comunque a fine video vi metto una foto di me col matrimonio, giorni col matrimonio, e poi vi faccio il video con tutte le foto del matrimonio. I rasta qua scendono sempre di più. Niente, un'altra cosa che Volevo intanto faccio dei dirvi, io fioretti. Non so se tutti sanno cosa sono i fioretti, perché a volte alcune mie amiche dicono: ma cosa sono i fioretti? Rimangono allibite. Allora, i fioretti sono una specie di... A noi ce l'hanno insegnati i Boy Scout. Quando ero piccola, una delle esperienze più traumatizzanti è stata quella dei Boy Scout. Traumatizzanti perché forse di per sé l'idea è bella, però siccome io sono molto refrattaria alle cose obbligatorie e alle imposizioni e alle regole in generale, nel senso che mi do delle regole io e rispetto tendenzialmente le regole, però le regole imposte proprio in maniera coercitiva non mi piacciono, del tipo se andava a fare il campo scout, ognuno aveva la sua merenda e loro ti costringevano a mischiare le merende a prenderne una a caso. Ora, se io mi portavo il panino col prosciutto e magari il mio vicino si portava il panino con la Simmental, per dire, perché devo mangiare il panino con la Simmental? Poi, insomma, anche i bambini hanno gusti strani. Poi, anche una questione igienica: io cosa ne so di che igiene c'è in casa? Adesso, con tutto il rispetto, al giorno d'oggi non potrebbero più fare una cosa del genere. Però, negli anni '80, quando si guardava meno queste cose, lo facevano e comunque ti obbligavano a mangiare le cose che non volevi. Ti facevano lavare con l'acqua fredda. Non era cosa per me. Alla fine, ho detto a mia madre: io non ci vado. Come sono arrivata a questo? E Boy Scout? Vabbè, mi hanno insegnato a fare i fioretti. Allora, io una volta ogni tanto, praticamente cosa succede? Faccio un fioretto, cioè
Decido che per un periodo di tempo, che decido io, mi privo di qualcosa a cui tengo molto. Un fioretto che feci alcuni anni fa fu di non mangiare per un mese intero la pasta e il riso sotto nessuna forma. Lo feci ad agosto, quando ero al mare, dove c'era veramente una serie di occasioni continue per mangiare il pane e la pasta, e non assaggiai mai neanche un granello di riso in cottura, niente. Per 31 giorni feci questo fioretto. L'ultimo fioretto che ho fatto l'ho fatto dal 10 di dicembre al 10 di gennaio, in cui non ho bevuto l'estate perché volevo che succedesse una determinata cosa. E ho detto: se succede questa cosa, io faccio questo fioretto, questa cosa è successa, io ho fatto il fioretto. Io sono una drogata di estate al limone. Allora, adesso faccio un altro fioretto. Praticamente, voi sapete che io seguo una dieta, nonostante sia operata, di bypass gastrico e quindi comunque dimagrisca quasi indipendentemente da quello che mangio, perché comunque il mio stomaco è piccolissimo, ho un bypass e tutto. Seguo una dieta speciale con degli integratori speciali e diciamo è anche un po' il mio lavoro questo. Però, in particolare, questo tipo di alimentazione consta in generale per tutte le persone in una fase di attacco perché si ispira alla dieta Dukan, però è modificata. Io l'ho studiata per un po' di anni e l'ho resa mia, sempre in maniera scientifica. Praticamente il mio fioretto è di fare a partire dall'1, quindi oggi è il 31, da domani oggi è il 31. Giuse! Ma oggi è il 30 o il 31? L'agenda. Non vorrei dare spettacoli sconci, eh? Allora, febbraio. Eh sì, oggi è 31, quindi da domani 1 febbraio, 7 giorni di dieta d'attacco stile Dukan. In cosa consiste? Consiste nell'introdurre solo proteine e in maniera molto rigorosa. Io questo lo faccio sia perché mi serve, perché ho bisogno di è una cosa che devo fare e non trovo mai il momento di ricominciarla, e sia perché appunto ho bisogno di fare un fioretto, perché quando io voglio che succeda una cosa faccio questi fioretti, ma è magari una stupidaggine, però finora è sempre andata bene. Poi mi piace anche un po' mettere a prova la mia volontà. Quindi vi testimonio che da domani, da mezzanotte di stasera, comincia il mio fioretto oloproteico, che durerà dall'1 all'8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dall'1 al 7 compreso. Quindi io ripotrò cominciare a mangiare qualcosa di zuccherino carboidratico il 7 a mezzanotte. Vi testimonierò l'andamento di questa mia cosa tramite dei video, e voi, se sbaglio, mi dovrete fustigare. No, scherzo. E oggi è stata una giornata un po' piena, sono andata all'ospedale a lavorare. Poi con mio fratello siamo andati dai cinesi, però non i cinesi quelli che vendono abbigliamento dai negozi cinesi alimentari, quelli da cui si servono i ristoranti cinesi. Abbiamo comprato un po' di wonton, poi vi farò vedere domani un video, perché a me queste cose piacciono un sacco, peccato che non le potrò mangiare nei prossimi giorni. Vabbè, sorvoliamo. E poi siamo andati a ordinare cinese al ristorante cinese, abbiamo mangiato cinese all'ospedale con gli infermieri e poi dopo siamo tornati a casa. Io sono stanca morta, domani mi aspetta una giornata allucinante, però ci tenevo a fare questo video. Scusate per i video karaoke che vedrete spuntare, però mi rilassano tantissimo. Non ci fate caso, ho bisogno di sfogare i nervi perché è un periodo un po' così. Stanno succedendo delle cose che mi danno un po' fastidio e quindi preferisco sfogarmi cantando che non ubriacandomi, anche se poi l'altra sera sono uscita un pochettino brilla, come avrete visto dal video. E niente, che dirvi? Sta arrivando l'ombretta. Voi non la vedete perché è nero su nero, però tra un po' apparirà. E l'amore di mamma è arrivata. È arrivata l'amore di mamma. È perché lei a quest'ora sente la mancanza della sua mamma. Al cinese mi hanno regalato questo. Che
che io lo porterò come portafortuna, ma no, non sono superstiziosa, non mi prendete, però boh, mi piacciono i segni, a parte che è largo, però vabbè, gli ho detto me lo mi fai il regalo, quella sì, già. Prima gli ho chiesto lo sconto, poi gli ho chiesto il regalo, poi gli ho chiesto di pagare con la carta, che con la carta non c'è lo sconto, però ormai me l'aveva fatto, alla fine niente, sarò stata contenta che io sia andata là. Ok ragazzi, adesso vi saluto, vi mando un grosso bacio, partecipate al giveaway, adesso sto per mettere il concorso a video sul tutorial. Un abbraccio e a presto, ciao ciao!